L'ospedale Grassi quindi si avvia ad una stagione di impegno, di sforzo. Assolutamente sì, io vorrei rassicurare la cittadinanza che l'ospedale Grassi non soltanto mantiene quello che ha, ma implementerà molte cose. Come lo farà? Lo farà attraverso le assunzioni. Voi considerate che da qui a settembre verranno assunte circa 200 unità tra infermieri e medici, in particolare 140 infermieri e 60 medici. E questo ovviamente è una risposta importante, seria e certa a tutte le necessità dell'ospedale. Questo vuol dire che l'ospedale non chiude nessun reparto, riapre alcune attività, quali ad esempio la famosa e amata Acqualuce. Noi per ottobre abbiamo fatto anche un'importante convenzione con l'Ordine delle Ostetriche per dire quanto è importante, quanto ci teniamo e quanto vogliamo rilanciare questo tipo di prestazione sanitaria. La vogliamo rilanciare con l'Ordine delle Ostetriche, la vogliamo rilanciare aggiungendo la telemetria a quello che è il parto assistito a livello domiciliare, in modo tale che le nostre pazienti vengano seguite, oltre che dall'ostetica e logo, anche dall'ambiente ospedaliero nei parti domiciliari. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la pediatria. Ecco, quindi non chiuderanno posti letto durante l'estate. Assolutamente no. In qualsiasi ospedale durante l'estate, come è giusto che sia, si riducono, no, alcuni reparti. Noi ad Ossia non li chiudiamo assolutamente e questo è dimostrato perché, vede, ci tengo a dire le cose che si fanno, non le cose che vorremmo che si facessero. È dimostrato da un accordo sindacale con l'organizzazione sindacale dei medici fatto proprio l'altro ieri, dove si sono ritenute, e l'hanno scritto, soddisfatti di tutto il percorso assunzionale che quest'ASA sta facendo e dove hanno garantito appunto le prestazioni professionali per tutta l'estate. Di questo ringrazio ovviamente l'organizzazione sindacale dei medici e degli infermieri.